La nave prende il mare per un lungo e pericoloso viaggio intorno al mondo. A bordo, un giovane che sta coronando il sogno della sua vita. Alla fine del viaggio, il suo nome sarà sulla bocca di tutti. Il nome di colui che ha mandato in frantumi il dogma della creazione divina. È Charles Robert Darwin. Il grande quesito al quale Darwin ha provato a rispondere riguardava l'origine delle specie. Perché il mondo ne è così ricco? Era il genere di studioso che pensava che ci fosse sempre un altro dato da acquisire, un altro fatto da verificare. Alcuni contemporanei di Darwin lo misero in ridicolo dicendo che affermava che l'uomo discendesse dalla scimmia. In realtà Darwin non l'ha mai detto. Non si accontentava di raccogliere o classificare. Voleva sapere perché tale organismo avesse questo o quell'aspetto e perché si trovasse in questo o quel luogo e in un tale momento.